buongiorno a tutti. Ieri vi avevo fatto un video e non ho ricevuto nessun commento in cui parlavo del caso Rushdie. Salman Rushdie, che era stato, diciamo, condannato, era stata emessa una sentenza di morte in arabo fatwa, per il romanzo che aveva scritto, versetti satanici, riferito a dei versetti considerati perduti del Corano. Avevo detto che Gesù disse nel Vangelo: perdoni i tuoi nemici. Quindi, in base al sermone sul monte, che è il più famoso sermone di Gesù, a cui si ispirò anche Francesco d'Assisi, San Francesco, bisogna perdonare i propri nemici. E quindi, diciamo, concedere il perdono. Nell'Islam, Dio, chiamato Allah, si dice il misericordioso, il clemente, il misericordioso. Quindi la misericordia, se mostrata da Dio, tanto ancora più dovrebbe essere mostrata dagli uomini. Quindi l'appello che ho lanciato ieri non ha ricevuto risposta. Secondo la legge islamica, una condanna a morte emessa da Khomeini, sappiamo che l'Ayatollah Khomeini, che ha guidato la rivoluzione iranica, è morto nel 1989, lo stesso anno in cui emise la sentenza. Quindi, secondo la legge islamica, una sentenza emessa da qualcuno che è morto non può essere ritirata. Però, le autorità del mondo islamico potrebbero condonare, perdonare. In Italia, o negli Stati Uniti, quando c'è qualcuno che commette un reato e viene assolto dal Presidente della Repubblica, si dice che assolto non è assoluzione, si dice che viene concessa la grazia. Concedere la grazia significa che la condanna a morte, o un altro tipo di condanna comminato, viene abolito. Quindi concedere la grazia o perdonare è ciò che avrebbe voluto Gesù Cristo. Per i musulmani, Gesù Cristo non è il figlio di Dio. Dire figlio di Dio corrisponderebbe a una bestemmia. È il Messia, un grande profeta, ed è il Messia che deve tornare. Quindi su questo punto, diciamo, questo è un punto comune con il cristianesimo, che è il Messia che deve tornare nell'ultimo giorno per giudicare il mondo. Quindi, se pensiamo che Gesù deve tornare, e questo lo credono cristiani e musulmani, come si mostrerà verso coloro che non hanno saputo mostrare misericordia? Quindi perdonare gli altri, perdonare i propri nemici è il più at grande atto di clemenza. Noi pensiamo a quelli dell'ISIS che fanno attentati terroristici, che uccidono, ma abbiamo detto che non sono religiosi. Mentre la non violenza, il perdono rappresentano le armi più potenti, sono armi più potenti delle bombe. La conversione fatta non con la violenza e la forza, come fecero i conquistadores spagnoli, nell'impero incaico, ma fatta con la persuasione. E vi riporto a questo titolo l'esempio dei gesuiti in Sud America, che rischiarono la vita pur di salvare gli indios dalle prepotenze dei coloni spagnoli, e li convertirono non con la forza, ma li convertirono dando loro del cibo, vestiti, e tramite la predicazione fatta nel nome di Dio, nel nome dell'amore di Dio verso gli uomini e dell'amore di Cristo. Quindi, secondo me, questi dell'ISIS sbagliano, sbagliano perché l'amore è l'arma più potente delle bombe. Le bombe, quando nel momento in cui lanciano bombe, fanno come gli americani a Hiroshima e Nagasaki, usano la forza e la violenza. Ma io vi ricordo che Gandhi non era cristiano, era chiamato poi Mahatma, la grande anima, era indù, un avvocato, però lesse i Vangeli e lesse la parte che lo colpì di più, fu il sermone sul monte, e quindi la non violenza. Applicando questo principio che è contenuto nei Vangeli, nel sermone sul monte, ottenne la resistenza passiva, ottenne l'indipendenza dell'India, di un'intera nazione. Quindi Martin Luther King in America ottenne i diritti per i neri.
Quindi quando questi dell'ISIS uccidono, ma non si rendono conto che un domani dovrete rendere conto a Dio? Per le vostre azioni non rendete conto agli uomini, a quelli che voi chiamate crociati, ma i crociati non esistono più, renderete conto a Dio e al suo Messia, Gesù Cristo. Quindi, quando voi uccidete, non avete fatto la volontà di Dio. La volontà di Dio, se voi invece usate la conversione non violenta, la predicazione, l'arma dell'amore, della non violenza, la stessa che usò Gandhi per liberare l'India e ci è riuscito, ha sconfitto la potente Inghilterra. Voi, usando questa violenza, che cosa credete di fare? Attirate solo l'odio dell'Occidente. Mentre usando la non violenza, sull'esempio di Gesù, che per voi era un grande profeta, per voi è il Messia, usando la non violenza, usando la predicazione, usando il dibattito teologico, si ottiene molto più successo. Quindi, se c'è qualcuno che pensa di aderire a queste organizzazioni terroristiche, militari, anarchiche dell'ISIS o estremiste, che mi sta ascoltando, ho qualche figlio, qualche parente che pensa di entrare in queste cose, ricordate che la non violenza è l'arma più potente, la resistenza passiva, la predicazione fatta con l'amore. Questa è l'arma che può sconfiggere, ha sconfitto l'esercito inglese in India. Quindi, per chi mi ascolta ed è in queste organizzazioni, uscitene. Fate organizzazioni non violente, organizzazioni in cui prevale l'amore. Usate l'amore come arma e la non violenza, la stessa che usò Gandhi per liberare l'India. Quindi, e in questo modo farete la volontà di Dio, non soltanto secondo la religione cristiana, ma anche secondo la vostra religione islamica. Con questo è tutto, vi saluto.